Quinn ha vissuto un dolore straziante quando la sua residenza principale è stata distrutta, secondo le affermazioni portate alla luce da un recente documentario. La regina Elisabetta II, 96 anni, è stata onorata domenica con un evento equestre costellato di stelle al castello di Windsor. Il monarca più longevo della Gran Bretagna ha ricevuto una standing ovation mentre assisteva allo spettacolo a Gallo Blue History al Royal Windsor Horse Show. Celebrità di prim'ordine tra cui Tom Cruise e Dame Helen Mirren facevano parte di una formazione all-star per onorare la regina. Lo spettacolo televisivo ha dato il via alle celebrazioni del giubileo di platino di Sua Maestà che si terranno quest'estate per celebrare i 70 anni del suo regno. La regina salì al trono nel 1952 all'età di soli 25 anni in seguito alla morte del padre, re Giorgio VI. Quest'anno segna anche un'altra cupa pietra miliare per la regina, 30 anni dall'incendio del castello di Windsor. L'enorme incendio scoppiato nella residenza principale del monarca il 20 novembre 1992, distruggendo vaste aree dell'edificio. L'incendio ha causato un dolore straziante alla regina, secondo Julie Montagu. La viscontessa in Kingbrooke. Il commentatore reale è stato intervistato per la serie di Channel 5, I segreti dei palazzi reali, trasmessa all'inizio di quest'anno. Ha detto, la regina ama Windsor. Quella è la sua residenza principale. Quindi, vedere la sua casa principale andare su e il fumo e le fiamme, deve essere stato straziante. L'incendio ha completamente sventrato molte parti del castello di Windsor, distruggendo 115 stanze in totale, comprese 9 sale di rappresentanza. L'inferno è stato acceso da un riflettore difettoso nella cappella privata della regina Vittoria, che ha acceso un sipario. Sorprendentemente, nessuno è rimasto ucciso nell'incendio e solo 2 opere d'arte sono andate perdute, una credenza in palissandro e un dipinto. Tuttavia, per la regina, il disastro ha aggravato quello che era stato un anno terribile per lei personalmente e per la famiglia reale nel suo insieme. Nel 1992, i figli di Sua Maestà, il principe Andrea e il principe Carlo, si separarono dalle rispettive mogli, Sara, duchessa di York e Diana, principessa del Galles.